Venerdì 1 settembre. Parla Venere di Rama attraverso la pura e candida Vetulle, dalle deboli radici tratte dalla luce. O uomo, forma la tua anima, ammira e ama suavemente la bellezza del mondo. Una buona giornata a tutti, buon lavoro. Bene, buongiorno a tutti. Allora, oggi continueremo a fare quello che abbiamo cominciato ieri. Quindi, il Gianfranco ha bisogno di una mano per portare giù tutti i tavoli e le sedie che ci sono su nella sala San Gottardo, quindi il Peter e Fabio potranno aiutarlo. La Marzia con la Mary continuano a preparare le placchette, perché poi continueremo a seguire. Da 10 anni che stiamo lavorando in questo luogo ed è come se avessimo seminato qualcosa, no? È una piantina che una piccola pianta che ha cominciato a germogliare, che ha cominciato a crescere, dovrà arrivare chiaramente ad un momento che sarà il momento della fioritura. Mi piacerebbe naturalmente vederlo. L'identità della nostra fondazione è un'identità cristiana, dove innanzitutto cerchiamo di vivere i valori cristiani, e sono riassunti fondamentalmente in due aspetti per noi. Il primo è l'incontro della persona, perciò non l'incontro dell'handicap, ma l'incontro della persona. E il secondo è saper assumere la responsabilità nel fare e nel vivere questa fondazione, perché crediamo che sia compito del cittadino assumere prima di tutto lui i bisogni della collettività, chiedendo chiaramente allo Stato un aiuto di tipo sussidiario. Ringraziamo, Signore, per il cibo che ci dai. Dagli anche a chi non ne ha e mantienici sempre al tuo santo servizio. Ah, un buon appetito a tutti! Il ricordo più bello è l'affetto degli educatori quando sono arrivata. È la cosa bella che ho... Tenderò sempre nel cuore. Allora vado a prendere la scopa. Diciamo che abbiamo fatto un percorso di trasformazione da qualche parte per arrivare oggi ad avere una struttura sufficiente ai nostri bisogni, avere i mezzi, ma soprattutto aver ristaurato in questi 5 anni o in questo periodo un rapporto con l'ospite, alcuni di lunga data, altri appena arrivati, dove la crescita è avvenuta insieme nella casa, è avvenuta insieme come esperienze, ma soprattutto per quello che siamo riusciti a creare qua. Buongiorno Marco. Ciao, grazie. Prego. Tieni. Cucinare semmai è un mezzo per mettersi in relazione con l'altro. Ma hai fatto per me la torta di pere? Non è di pere, di pere. No, l'ho fatta perché oggi è il non compleanno di tutti. Non compleanno di tutti? Non compleanno di tutti. Mamma mia che vai! E mamma mia che vai! Vai! E cosa le devo dire? Le devo dire che cosa vengo qui a fare? Cosa vengo lavorare. Qui a lavorare? E io cosa faccio a lavorare? Per mangiare. Io faccio da mangiare. E poi cosa faccio ancora? Ah, mi giro anche i pollici. Grazie papà. Grazie. Bravo, bravo. Un altro. Lui, sì. Essere all'orto con i miei colleghi e anche con Riffi e gli altri educatori mi trovo molto bene.
Ed è parecchi anni che sono qua all'orto. Vieni! Almeno 10. Ciao! All'inizio era un po' difficile il primo impatto. Poi pian pianino ho cominciato ad abituarmi. E i primi tempi ho fatto un po' fatica a integrarmi nel gruppo, no? Perché non conoscevo bene com'è l'ambiente. Anche se so che devo migliorare ancora, ma sono molto migliorato sull'essere più sicuro in tutto e per tutto. Non tentennare o così. Sai come la faccio passare? Quello che ci interessa, essendo prima di tutto la persona, diciamo che la diversità è un modo per comunque imparare a conoscersi, cioè imparare a stare con gli altri, imparare a rispettare gli altri, accoglierli, tanto quanto abbiamo bisogno di essere accolti noi. Oh, però. Vieni che formicata. Formicata? Formicata. E che cosa lei che la formicata lì? Formicata. Allora. Ma con Ruffy. Vai con Ruffy. Sì. Vai a massaggiare Ruffy che ha bisogno di massaggi. Trovo molto arricchente per me stesso, c'è quasi una forma di egoismo lavorare per gli altri. Il mio egoismo è quello di aver capito nella fatica che faccio con loro, questa fatica mi viene ripagata in una integrità mia, personale, in una crescita mia, che secondo me in questi anni sono cresciuto come persona proprio al contatto con queste vite. Noi siamo qui per cercare di ritrovare una normalità, però paradossalmente c'è da imparare da una situazione di questo genere. Il mio lavoro consiste nell'incontro con delle persone, col destino di alcune persone. Un vivere la bellezza come un aiuto a guardare meglio la vita, cioè essere sorretti da questa cosa, perciò quello che è musica, la natura in una certa sua espressione, il movimento, il teatro, non sempre come terapia o la danza, ma esperienza di bellezza. Lavoriamo con la natura, per noi la natura, il lavoro quindi con la terra, diventa un vero e proprio strumento di accompagnamento ed il contatto che i nostri ospiti hanno con la terra, con proprio la materialità, con quello che è più, diciamo, consistente, più pesante, diventa un elemento curativo, insomma. Se è a contatto con la natura, che è molto bello, poi le attività sono abbastanza facili e se li fai con entusiasmo vengono ancora più facili. La natura, in mezzo alla natura, così mi piace. C'è più lavoro, c'è più responsabilità. Noi lavoriamo con loro e per loro. Tutto quello che loro non riescono a fare, chiaramente dobbiamo mettercelo noi. E tutti i lavori che eseguiamo qui, anche quelli che sembrano che non hanno nessuna valenza educativa, sono quei lavori che bisogna fare per poi dare la possibilità all'ospite di seminare la piantina, imparare a tagliare la legna, spaccarla, consegnarla, preparare un bollettino. Cioè sono tutti quei lavori che stanno attorno al lavoro educativo vero e proprio. Nel caso specifico il lavoro con la terra ti deve piacere
farlo, devi essere motivato, devi poter comunicare questa tua piacere, questa tua passione, questa tua motivazione agli altri, ai nostri ospiti, in modo che loro possano seguirti in quello che stai facendo e riconoscere anche che quello che stai facendo in quel momento è qualcosa di vero, è qualcosa che per te è importante. Se vengo qua è per lavorare, però se no sarei volentieri anche a casa. Vengo qua perché penso che hanno ancora bisogno di me, dal lato pratico. Tagliari, Timo, o Fabio. Mi piace l'ambiente della legna. Io che volevo fare l'ingegnere forestale sono andato a fare l'ingegnere delle potrelle di ferro. In questo lavoro secondo me bisogna sempre riviversi, quindi cercare di non fermarsi lì ma sempre guardare una spanna davanti al naso, se no si rischia di veramente restare fermi sul posto, quindi qualsiasi esperienza positiva o negativa, secondo me questo lavoro è importantissimo. Ero più passiva, pian pianino ho lottato attraverso le difficoltà. E così più o meno sono riuscita a essere un po' più libera e indipendente e autonoma. Quella mia funzione è di cercare di intuire ciò che sta come potenzialità dentro la persona, capire la difficoltà del momento e cercare di allinearmi un po' a questa potenzialità che si intravede e facilitare l'espressione, il fatto che esca fuori e si manifesti concretamente nel quotidiano. Ecco, io credo che quello che posso dire è che la sofferenza mia, il tema della sofferenza, del disabile, eccetera, fa parte in maniera naturale, direi, della mia quotidianità. Quindi questo è l'insegnamento più grande, è il vivere naturalmente la ricchezza di relazioni che la vita ti mette nel quotidiano e ti fa incontrare. In ogni caso noi dovremmo fare questi spazi qua, penso, perché lui, diciamo, si sta occupando di quella parte, dell'altra parte di là della casa, che è quella, insomma, per essere resa più presentabile. E Nicolè! Ma come guarda! Quindi... Niente. Alessandro, ancora giovedì sei dal medico. E oggi? Allora, Alessandro, io niente. Allora, diversi, ci sono delle cose da comunicare. Papà. A salire ci sono della cucina e basta. E altri sono seduti. Dalle 4 alle 4 non c'è neanche un minuto per cambiarsi. Dalle 4 alle 4 e un quarto, ma... E tu dalle 4 alle 4 non c'è... Direi che il principio fondamentale che muove tutto è comunque la considerazione e il rispetto che tu poni di fronte all'altro, quindi ti metti a disposizione verso l'altro. Questo devi riuscire a far passare. Quando riesci a far passare questo, il resto non è facile, ma comunque è conseguenziale a questo. Se l'altro non ti percepisce come persona presente per lui, questo è impossibile. Non può arrivare né fiducia, né rispetto, né quindi considerazione. Tu ci devi essere. E quando percepiscono questo, tutto incomincia. È un ambiente bello, anche gli educatori sono eccezionali. Quando hai problema, sono sempre presenti. Tanto la luce ormai la Ah!
orologio, che bello. Vado a farmi un caffè. Sono stanca. Serena. Ehi. Devo guardare se è abbastanza da mangiare. E anche l'acqua. Sì. Yes. Ovviamente l'obiettivo deve essere a misura della persona, rispettando i suoi anche tempi di crescita. Allora, la cosa più brutta è il passato, quello mi fa male, però adesso lo riesco a convivere. Ah, ci volevo un caffè dopo il lavoro, il duro lavoro. Certo, è gratificante. Ti dà un breve. Rimettersi in gioco di fronte all'insuccesso non è comunque facile. Non è facile perché devi comunque rianalizzare quanto veramente è stato fatto o quanto veramente è subentrata nella volontà dell'altro di non farcela. Se non c'è la volontà dell'altro, quindi la voglia di ricominciare a vivere, tutto questo non succede. Cioè, l'obiettivo è... c'è ed è giusto che ci sia, però deve essere, è come dire, un cammino che si fa strada facendo. È lì che si rivela l'obiettivo. Lo si immagina, però potrebbe essere che in fondo alla strada è già cambiato. Ma sicuramente un accompagnamento di queste persone che hanno diverse problematiche, è accompagnare riuscendo a farli compiere dei passi in avanti, piccoli, ma sicuramente importanti, per portarli al massimo della loro autonomia possibile. Allora, il mio lavoro consiste nel aiutare le persone che hanno avuto difficoltà in precedenza per diversi motivi a ricominciare una vita normale, quindi a riprendersi cura di se stessi in tutti i sensi, da riuscire a pagare i conti a fine mese, ad avere un conto in banca, a gestire una casa, a gestire i propri affetti, i propri sentimenti, le relazioni con gli altri. Non siamo onnipotenti e bisogna anche accettare il fatto che le cose non vadano come ci si aspettati. Forse anche questo è un richiamo alla libertà della persona, il fatto che non è un meccanismo e quindi non è veramente programmabile verso un obiettivo. Poi è molto bello vedere che chi ha migliorato tanto, che magari, specialmente i giovani, che possono uscire e migliorati e andare nella vita. È stata un'esperienza positiva, cioè, e che ti migliora, cioè, impari le sofferenze, sì. Ecco, alza un po' la testa, ecco. Stai meglio? Poter bere qualche cosa, di raccontare come si fa in una grande famiglia. Peppino, mosto? Oh oh, cosa è capitato? È fuori. Tanto non si fa mai più. Tutti, anche rosa. Wow. Ecco, mettiamoli qui sul piattino e adesso puoi distribuirli. Dove ho messo il roppo? Aspetta, ecco. Dopo il massimo marzo. Io credo che delle fondazioni che hanno un'identità e che hanno la fortuna di vivere un'esperienza più grande che lo stesso incontro per rispondere a quel bisogno, perciò che l'esperienza principale è un'esperienza cristiana, ecco, io credo che queste fondazioni abbiano una responsabilità ed è quella di non demordere, di essere molto creative, di trovare nuove piste. Fondazioni come le nostre è impossibile che riusciranno mai a gestirsi con dei soldi dal privato, è impensabile. Però io credo che iniettare in queste fondazioni una capacità imprenditoriale vuol dire dare uno spirito un po' diverso anche al lavoro, anche al modo di rapportarsi al sociale. E questa è la grande sfida per il sociale, saper coniugare
sociale economia, tenendo sempre presente che la persona non deve perdere la sua dignità di persona che svolge un lavoro. Mi piacerebbe avere un lavoro mio e poi mi piacerebbe avere un appartamento per conto mio. Qua i nostri ospiti dicono di sentirsi bene e di sentirsi in un contesto lavorativo, ma come allo stesso tempo come se fossero in una famiglia. Casa intesa come dimora, come luogo dove la persona può manifestarsi e essere se stesso e avere i suoi tempi. Che di notte il rapporto con gli ospiti è tutto un altro che quello di giorno. Di notte loro hanno bisogno di sapere che io ci sono, loro hanno bisogno di questa sicurezza, loro si fidano, mi conoscono e sanno quando ci sono. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splendi ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Sì, sì, ma adesso vai a dormire, dopo vedrai che magari ti passa. Dai sotto. Ciao. Dormi bene, eh? Ti leggo una poesia che ho scritto. Allora, è sera, tutto il mondo spera per una vita più vera, come bella e riposante la sera.